fatto di stop. Attenzione, Fatarella, pericolosissimo, palla da rigore con il Covarelli, quello arriva a terra, non c'è nulla, calcio di rigore. Giovanni Sarracino ha parato il calcio di rigore al minuto numero 25. Tagliati che riguarda, andiamo molto bene il pallone, calcio verso la rigore, prova ad andarci, viene Civitavecchia con Enrico Ferrari. Proietti se ne va via, Proietti molto bene, Proietti il battente, Proietti che fa con il bacino, distende le proprie mani da Vellis e palla che finisce il calcio d'angolo, grande situazione per quanto riguarda Cristiano Proietti, che anche il gioco a sinistra, pronto per il cross della Paolo Cimini, libertà a questo momento per Covarelli, clamorosa occasione traversa, che effetto ha preso il pallone, magnifico tiro di Covarelli. Una giocata clamorosa, non so come l'ha presa con le tre dita, incredibile tiro di Covarelli, Sarracino qualche modo l'ha buttata lontano, chance incredibile, la palla in mezzo, giurato Sarracino e il CEC si salva, non è gol, la palla non è entrata. Prova a scattare Ferrari contro Cifarelli, intervento netto, fallo evidente, rosso, espulso Cifarelli che deve andare fuori. Quello che sta arrivando, ma il vittorio da Magnini è finita. Il Civitavecchia torna alla vittoria sconfiggendo per 1-0 la Paolo Cimini, una fila davvero molto combattuta, anche molto tesa. Ma è arrivato il successo del Nerazzurri grazie al gol di Enrico Ferrari al 25° del primo tempo.